Andiamo in casa Castrovillari con noi Agostini, e chiaramente non è che si sorrida tanto in casa Castrovillari dopo questo 2-0, e non so se ci sono alibi in questo caso. Buonasera Agostini, vediamo se c'è. Sì, ci sono. Qua, sì. Dicevamo, non è che ci sono alibi. Sì. No, io sarò telegrafico perché la società comunque ha deciso di chiudersi in silenzio, non in silenzio stampa, di non parlare. Sarò telegrafico facendo soltanto l'elogio al Roccella che ha fatto una grande partita, ha meritato sicuramente i 3 punti. Solo questo, diamo il merito a Roccella, un'analisi su come è maturata questa sconfitta non la vuole fare. Perché oggi l'analisi è subito fatta, c'era una sola squadra in campo, il Roccella. E questo è tutto, non bisogna, perché quando si vince uno fa l'elogio giustamente alla sua squadra, quando si perde, e purtroppo oggi era. Vabbè, un incidente di percorso ci può pure stare, d'altronde eravate con 5 risultati utili consecutivi, con 3 vittorie, 2 pari, non è un. Lo so, però il campanellino d'allarme c'era stato già col Marsala, non avevamo fatto una grande partita e eravamo riusciti a strappare il punticino. Oggi purtroppo. È presta fatta l'analisi, perché il Castrovillari ha fatto un tiro nel primo tempo, uno al secondo tempo, alla fine in porta e basta, quindi non c'è da dire. Infatti è una delle pochissime gare dove il Castrovillari non è riuscito ad andare a segno, effettivamente 0 reti. Sì. Purtroppo l'analisi è questa. Prefari, non mi faccio allungare molto il brodo perché non vorrei dire cose fuori posto. È meglio chiuderla qua. Grazie. Ripeto, onore a Roccella e speriamo di fare punti con Marina di Ragusa domenica prossima. Accettiamo la sua scelta, anche se noi vorremmo farle dire cose fuori posto, così facciamo ascolti, capisci? Vabbè. Lo so. Grazie. Il fatto che ci sono io in radio, l'Oriente è assicurato. Quindi. Ah sì, decisamente. Grazie Agostini, buona serata, alla prossima.